grillo per la testa, ho un grillo per la testa. Sono Petra Reschi, ho scritto il libro Santa Mafia, che adesso in questi momenti è uscito in Italia nella casa editrice Nuovi Mondi. E devo dire che sono molto contenta di questo libro che sia uscita in Italia, però devo dire sono altrettanto anche amareggiata dal fatto che la prima cosa, la prima reazione che ho avuto sul mio libro è stata una minaccia di una querela di Marcello Dell'Utri. Dunque, dopodiché sono riuscito in Germania a censurare il mio libro, alcuni protagonisti che non volevano essere nominati nel libro. Quando questi personaggi hanno ottenuto questa censura del mio libro in Germania, è stata per me un'esperienza molto umiliante. Di essere lì in presenza di questi protagonisti in tribunale e di essere derisa dal giudice non è una cosa semplice da digerire. In Germania, da quando il libro è uscito, c'erano pochissime reazioni, a dire vero, sull'accaduto, perché io credo che quello che è accaduto, di censurare un libro sulla mafia, non è una cosa che riguarda me personalmente, però riguarda i tedeschi, perché questo dà un segnale molto particolare alla mafia di far tacere un giornalista con una sentenza. È una cosa che dà un segnale molto positivo alla mafia in Germania. I tedeschi purtroppo si sentono completamente immune tuttora contro il pericolo della mafia, in particolare della 'Ndrangheta in Germania. Si sono svegliati per un attimo dopo i fatti di Duisburg, dopo il massacro, però per il resto loro hanno una fiducia cieca nelle loro leggi e ovviamente si credono immune contro qualsiasi infiltrazione mafiosa come è accaduta in Italia. E non vedono che i mafiosi si comportano in Germania ovviamente seguendo le leggi tedesche e non è che loro si ammazzano per la strada oppure come lo fanno in Calabria o come in Sicilia. Dunque i tedeschi pensano sempre che questo è un problema completamente italiano, la mafia esiste solo in Italia, in qualche paese arretrato del sud. E questa è la cosa che io trovo un discorso abbastanza ipocrita dalla parte di tutti i paesi, non solo la Germania, verso l'Italia. Tutti guardano male l'Italia, anche giustamente per il mancato successo nella lotta contro la mafia, però nessuno non guarda dentro il loro paese per il riciclaggio, perché i soldi che vengono guadagnati con il traffico di droga della 'Ndrangheta, per esempio, vengono investiti in Germania, riciclati in Germania. E non solo in Germania, anche in Francia, in Belgio, in Portogallo, in Grecia e anche in Spagna. A differenza dell'Italia, in Germania non esiste il reato di associazione mafiosa. La politica tedesca non ha ancora scoperto questo tema per sé, perché né la sinistra né la destra, perché intanto i soldi della mafia sono stati anche ben venuti dopo la caduta del muro, quando c'erano tanti investimenti nell'est della Germania. E finché la popolazione non esprime i tedeschi non esprimono una preoccupazione per questo fenomeno mafioso, il politico ovviamente non vede per sé un tema che potrebbe sfruttare per avere i voti. Visto che i tedeschi pensano che non c'è la mafia, in Germania dunque ancora meno c'è un movimento antimafia. E per forza mi sono sentita molto sola e l'unica cosa per cui io devo ringraziare anche l'Italia è che in Italia non ho dovuto spiegare cosa è una minaccia mafiosa, mi hanno capito subito di quello che ho detto, mi hanno sostenuto sia da Libera, anche tanti giornalisti, il blog di Beppe Grillo, e senza gli italiani mi sarei sentita veramente umiliata e molto sola, e per questo volevo ancora ringraziare gli italiani. E questo fatto che Marcello Dell'Utri ha subito annunciato una querela è un segnale che io trovo molto preoccupante per tutta la libertà della stampa. Quando si parlano dei crimini, dei misfatti, e se subito viene emessa una sentenza contro un giornalista per farlo tacere. E questo
Ovviamente se la gente non può informarsi, è una protezione che praticamente che viene data anche dalla parte della giustizia. E quando sono stata al processo dell'Utri, quella volta io sono stata l'unica giornalista e mi ricordo anche altri giornalisti che sono venuti, quando sono venuti non c'era nessuno della stampa nazionale lì. Mi sono stupita anche di questo fatto, perché se uno come Marcello Dell'Utri viene, c'è un processo su di lui e non c'è nessuno delle altre grandi testate tipo Corriere o Repubblica comunque. E questo mi è stupito, perché si parla molto di un trasferimento di un giornalista da Canal 5 a Mediaset o che ne so, ma non si parlava di Dell'Utri. Tuttora una cosa che ho notato nella televisione, soprattutto italiana, che c'è una mancata informazione della gente, che tanti giovani italiani adesso cominciano a informarsi tra i blog, perché è l'unica cosa come per informarsi bene alla fine. E io lo trovo un po' di dare una, cioè di far tacere tutti i giornalisti che fanno il loro lavoro applicando le leggi contro i giornalisti, lo trovo molto preoccupante.